Ok, allora, vedete lo schermo, giusto? Datemi un Sì, feedback. professore. Ok, perfetto, grazie. Allora, continuiamo la lezione di ieri. In effetti noi ci eravamo fermati a definire un pochettino tutte le problematiche e cosa fosse il campionamento, no? E quindi anche tutte le problematiche connesse all'aliasing, la scelta della frequenza di campionamento e quant'altro. E abbiamo detto che la conversione analogico-digitale può essere vista come in pratica la combinazione, o meglio la sequenza di due operazioni che almeno da un punto di vista modellistico possono essere viste come separate, che sono il campionamento appunto e la quantizzazione. Il campionamento abbiamo detto che consente di effettuare la discretizzazione in pratica dell'asse dei tempi del segnale che si vuole appunto acquisire, quindi il segnale da che passa da un segnale continuo anche nel tempo diventa di fatto un segnale discreto e quindi descritto da un numero finito di campioni. La quantizzazione abbiamo accennato al fatto che invece è quell'operazione che consente di andare a discretizzare di fatto l'asse delle ampiezze, quindi a fare in modo che dopo che i campioni in qualche modo sono stati prelevati dal sistema di campionamento, dal blocco di campionamento, poi vengano a loro volta quantizzati, quindi discretizzati per quanto riguarda anche le ampiezze. Da un punto di vista pratico, quindi l'operazione di quantizzazione in cosa consiste? Consiste nell'andare a dividere l'intervallo di ampiezze possibili del segnale in tanti intervalli, detti intervalli di quantizzazione, generalmente di dimensioni uguali, quindi solitamente si fa una quantizzazione uniforme. E cosa succede? Che tutti i livelli del segnale, quindi tutti i campioni del segnale appartenenti ad un certo intervallo, verranno poi appunto quantizzati con un unico livello di restituzione. Quindi, ad esempio, o anche unico livello di quantizzazione. Ad esempio, nella figura è riportato che se consideriamo appunto di aver suddiviso questa dinamica di ampiezza del segnale d'ingresso in, per esempio, tre intervalli di quantizzazione, a ciascuno di questi corrisponderà un certo livello di restituzione del quantizzatore e tutto ciò che capiterà come ampiezza all'interno dell'iesimo intervallo verrà, diciamo, codificato, o meglio, verrà quantizzato con il livello di restituzione che effettivamente corrisponde a quell'iesimo intervallo. Quindi, se consideriamo il caso di dell'intervallo 1-2 che corrisponde, cioè o meglio, l'intervallo di cui i estremi sono 1-2 in questa scala e che qua è denominato come intervallo numero 3, fondamentalmente che cosa succede? Che a questo intervallo è associato un livello di quantizzazione, un livello di restituzione che è per esempio 1,5, magari intermedio rispetto ai due estremi, e tutti i campioni che verranno campionati dal campionatore, la cui ampiezza capiterà all'interno di questo intervallo, quindi nell'intervallo 1,2, indipendentemente dal loro valore, verranno poi a loro verrà associato sempre un livello di uscita, un livello di restituzione che è nel caso specifico 1,5. E così via per tutti gli altri intervalli. È ovvio quindi che l'operazione di quantizzazione è un'operazione non univoca, nel senso che non è invertibile, perché a un certo punto, visto che dato in ingresso qualsiasi valore all'interno di questo range, otteniamo un'uscita che è sempre la stessa, a quel punto significa che dal valore diciamo 1,5, non riesco a risalire a qual era il valore in generale del segnale in ingresso, del campione in ingresso. Quindi sicuramente l'operazione di quantizzazione corrisponde
comporta in qualche modo una perdita di informazione, se volete, sulle ampiezze del segnale. Poi è ovvio che quanto più è denso, quanto più è fitto questa suddivisione, quindi quanti più intervalli ci avrò a parità di estremi del segnale in ingresso, tanto più questa quantizzazione, mi aspetto, creerà meno problemi da questo punto di vista sul fatto di appunto non rappresentare benissimo tutte le ampiezze del segnale. Tant'è che il quantizzatore è appunto descritto da quattro parametri fondamentali che sono riportati in questa slide e che sono il fondo scala positivo, che rappresenta il massimo valore positivo della tensione convertibile, il fondo scala negativo, che rappresenta invece il minimo valore negativo della tensione convertibile, perché in generale voi potreste avere dei sistemi che hanno necessità di convertire segnali che assumono sia valori negativi che positivi, no? Rispetto ad un riferimento. E quindi in generale è possibile definire due fondo scala, uno positivo e uno negativo. Che cosa ci avete? L'ampiezza delta degli intervalli di quantizzazione, spesso questa ampiezza appunto indicata con delta, rappresenta quella che qui era appunto l'ampiezza, la larghezza, l'altezza nel caso specifico di ogni di intervallo di quantizzazione, che come vi dicevo generalmente è costante, perché la suddivisione è fatta in un numero intero di intervalli di quantizzazione, e poi appunto il numero m complessivo degli intervalli di quantizzazione. Quindi questi sono i quattro parametri fondamentali che servono a descrivere un quantizzatore e fondamentalmente se volessimo andare a costruire la caratteristica ingresso e uscita di un quantizzatore, otterremmo praticamente una curva che è quella riportata in questa slide, in particolare in questa figura, perché se indichiamo con x appunto l'ingresso e con y il valore quantizzato x di q, che cosa avremo? Avremo che fondamentalmente, per quello che dicevamo prima, fin quando io sto al di sotto di una certa soglia, magari otterrò che il livello di restituzione è un livello nullo. Dopodiché, superata la prima soglia, avrò che tutti i campioni che appartengono a questo intervallo verranno di fatto quantizzati ad un unico livello di uscita 1.5 e così via, mano a mano che si superano le varie soglie di questi intervalli. Queste soglie si chiamano praticamente soglie di transizione, un po' come accadeva quando abbiamo parlato degli istogrammi, in cui definivamo in qualche modo delle soglie tra una classe e l'altra. Anche nel caso del quantizzatore dovete immaginare che io devo ipotizzare di andare a suddividere l'asse X, in particolare l'intera dinamica del segnale, cioè il valore minimo, valore massimo meno valore minimo quando parliamo di dinamica, no? Quindi di ampiezza di variabilità del segnale in ingresso, in un certo numero di intervalli di detti appunto di quantizzazione, a cui corrisponderanno ovviamente delle cosiddette soglie di transizione. Quindi che cosa succede? Che fin quando io sto, per esempio, all'interno del primo intervallo di quantizzazione, quindi non ho superato nessuna soglia di transizione, nemmeno del primo, del secondo intervallo, scusatemi, di questo secondo intervallo, cosa succede? Che il quantizzatore magari restituisce il valore nullo. Dopodiché, appena supero questa prima soglia di transizione, in pratica, che cosa succede? Entro in pratica all'interno di questo intervallo e quindi il mio livello di uscita inizia a crescere, si sposta dallo zero e quindi il mio livello di uscita si sposta e quindi diventa questo primo valore diverso da zero. Questa situazione ovviamente permarrà identica fino a quando il segnale d'ingresso non supererà un'ulteriore soglia di transizione che mi porterà poi nell'intervallo successivo di quantizzazione.
e quindi in corrispondenza del quale ci sarà un ulteriore scatto del livello di uscita che corrisponde per esempio a quest'altro intervallo e così via. Quindi è facile capire che da questi ragionamenti la caratteristica del quantizzatore è di fatto una caratteristica a gradinata, di cui in generale conosco l'ampiezza della cosiddetta pedata e quindi sull'asse orizzontale della gradinata, che corrisponde proprio all'intervallo di quantizzazione, e poi l'asse verticale per quanto riguarda l'altezza l'alzata della scalinata, in pratica ancora una volta è pari praticamente ancora all'intervallo di quantizzazione. Qui stiamo ancora parlando di grandezze che sono in volte, espresse in volte, quindi l'unità di misura in entrambi i casi è diciamo volt. E idealmente cosa vedete? Che in pratica la tensione in ingresso può variare fino ad un valore massimo che indichiamo con V qui, e che rappresenta quello che chiamiamo fondo scala positivo, ma poiché, come vi dicevo prima, è possibile in alcuni casi che è necessario convertire anche tensioni negative, la caratteristica si estende fino ovviamente ad un valore in generale pari a meno V, che rappresenta il fondo scala negativo. Non è detto sempre che, ripeto, questi due valori sono identici, nel senso che presi in valore assoluto il fondo scala positivo potrebbe essere diverso dal fondo scala negativo, o in alcuni casi addirittura, se non è necessario acquisire segnali negativi che possono avere dei valori negativi in ampiezza, è possibile pure pensare di porre diciamo a zero il fondo scala negativo e lasciare solo il fondo scala positivo diverso da zero, ovviamente pari alla massima ampiezza o un poco in più dell'ampiezza del segnale che si vuole convertire. Ovviamente questo valore di fondo scala assume un ruolo molto importante, perché indica praticamente il massimo valore convertibile. Quindi, facendo un esempio numerico, se io vado a faccio un esempio, se ho un quantizzatore che ha un valore di fondo scala positivo di più 5 volt, significa che non posso convertire segnali in ingresso più grandi di 5 volt. Perché? Non tanto perché si danneggia lo strumento, quindi entro certi limiti gli strumenti non si danneggiano, ma fondamentalmente andrei in saturazione. Quindi che cosa significa? Che qualsiasi diciamo sia il valore oltre il fondo scala mi porterà a un livello di restituzione che è sempre uguale al massimo che mi poteva dare quel quantizzatore. Quindi pure se gli do per esempio da convertire, da quantizzare un valore prossimo a 6 volt, se ho scelto un fondo scala da 5 volt, il segnale che il quantizzatore mi darà in uscita sarà sempre 5 volt, e quindi sto di fatto saturando, ovvero distorcendo il segnale in ingresso. Poi vi faccio notare che appunto ogni intervallo di quantizzazione lo abbiamo indicato con delta, e che il primo intervallo di quantizzazione, quindi quello che si trova a cavallo dello zero, per motivi di simmetria avrà come soglia di transizione positiva delta mezzi, come soglia negativa meno delta mezzi. E quindi fondamentalmente, quando è che capita il primo scatto, quindi quando è che si passa da zero al primo livello di restituzione? Quando, supponiamo il caso positivo, il segnale in ingresso supererà un valore di pari a delta mezzi, e dove delta rappresenta, abbiamo detto, l'ampiezza del generico intervallo di quantizzazione. Ora, come vi accennavo, diciamo, questa caratteristica più o meno mette tutto in evidenza da un punto di vista dei parametri principali del quantizzatore, perché appunto ci dice il fondo scala positivo, il fondo scala negativo, il delta e il numero m di intervalli di quantizzazione, che corrisponde ovviamente anche al numero m di livelli di restituzione. Quindi per ogni intervallo di quantizzazione esiste un corrispondente livello di restituzione.
Ora è ovvio che, poi lo vedremo anche con qualche esempio più avanti, più M è denso, più M è piccolo, scusatemi, più M è grande, quindi più sono il numero di intervalli di quantizzazione a parità di dinamica del segnale in ingresso, e più ovviamente questa scalinata sarà meno accentuata. Quindi vedremo, diciamo, dei gradini più piccoli in generale. Ora, per quello che dicevo prima, sull'asse X e sull'asse Y, tutto sommato abbiamo sempre tensioni, però anche per quello che dicevamo nella lezione precedente, i microprocessori, i microcontrollori e così via non parlano in tensione, ma parlano in bit. Quindi fondamentalmente nell'operazione di quantizzazione deve essere prevista un'ulteriore fase di codifica che consente poi di, appunto, esprimere dei livelli di tensione attraverso una stringa di bit. E in particolare, diciamo, se M rappresenta il numero di livelli di quantizzazione, in pratica, utilizzando, appunto, i bit, avremo bisogno, di n uguale logaritmo in base 2 di m bit per rappresentare gli m livelli. E quindi, ovviamente, facendo un esempio molto banale, se gli intervalli di quantizzazione, quindi i livelli di restituzione, sono pari a 4, avremo bisogno di 2 bit per poter discriminare i 4 livelli diversi. E ovviamente, più aumenta m, più avremo bisogno di bit in generale per descrivere, per coprire tutta quella dinamica richiesta e quindi quel numero anche di livelli di quantizzazione e di restituzione da dover garantire. Ok? Da un punto di vista quantitativo, in che modo alcuni di quei parametri che abbiamo detto fondamentali del quantizzatore sono tra loro legati? Allora, supponendo che il valore di fondo scala lo indichiamo con VFS e che sia uguale sia quello positivo che negativo, per costruzione di questa figura, fondamentalmente viene fuori semplicemente che il delta non è altro che l'intero intervallo diviso il numero di sottointervalli, no? Quindi il numero di intervalli di quantizzazione. E quindi, poiché l'intero intervallo è 2QFS e il numero di intervalli complessivamente è m, possiamo dire che questo delta è 2QFS diviso m. Ovvero, facendo un po' di semplificazione ed esprimendo il fatto appunto che codifichiamo tutto in binario, otteniamo che delta è uguale a VFS diviso 2 alla n meno 1, dove n è il numero di bit. Questo delta rappresenta anche di fatto la risoluzione del quantizzatore e che diventerà poi la risoluzione del convertitore analogico digitale, e a volte è anche indicata come LSB, che sta per Least Significant Bit, quindi fondamentalmente il peso del bit meno significativo. Ovviamente vedete che la risoluzione dimensionalmente è una tensione, perché è dato da una tensione appunto di fondo scala diviso un numero intero che è legato a questa potenza. La cosa interessante e rappresenta, scusatemi, la risoluzione è sicuramente un primo parametro con cui confrontarsi quando, per esempio, in fase di design, di scelta di un convertitore rispetto ad un altro, magari io ho tra i parametri di progetto di scelta quello di dover discriminare variazioni del segnale in ingresso in termini di tensione, di ampiezze di tot volt, tot millivolt, tot microvolt, e certamente una volta avuta una specifica del genere, sicuramente il primo parametro con cui diciamo poi andremo a confrontarci quando vedremo anche gli esercizi è poi la risoluzione che devo garantire, e quindi numero di bit e tensioni di fondo scala eventualmente per potermi consentire di apprezzare quelle variazioni di cui dicevamo. Per quanto riguarda l'analisi di questa formula, è molto interessante notare che a parità di fondo scala, ovviamente questa risoluzione migliora, ovvero diventa più piccolina, se aumenta il numero di bit.
Viceversa, fissato il numero di bit, la risoluzione migliora se diminuisce la tensione di fondo scala. E questo, secondo entrambi, diciamo ovviamente, le osservazioni sono valide, però quello che da un punto di vista pratico è più vicino alle cose che abbiamo già cominciato a fare anche con le esercitazioni, è il secondo punto. Perché diciamo a parità di n la risoluzione migliora se diminuisce QFS. Allora, che cosa stiamo dicendo? Questa dichiarazione è molto simile a un po' la dichiarazione che abbiamo fatto durante le esercitazioni e anche quando il professore Betta vi ha spiegato il multimetro digitale, a quello che noi facciamo quando facciamo per esempio le misure di tensione col multimetro, ma ovviamente varrebbe anche per le altre tipologie di misure, e cioè il fatto di andare a scegliere un valore di fondo scala, quindi il range, perché poi altro non è diciamo il valore di fondo scala, che è il range, cioè il valore massimo che io posso andare nel caso specifico del multimetro a misurare. E se vi ricordate, pure quando abbiamo fatto le esercitazioni, vi abbiamo detto se di scegliere il valore di fondo scala in modo appropriato. Che significa in modo appropriato? Significa fare in modo che contenga senz'altro il valore massimo che io mi aspetto debba misurare, ma che non sia troppo più grande di quel valore massimo che devo misurare. Cioè, se io devo misurare un volt, non vado ad utilizzare il range da 1000 volt. Perché? Perché fondamentalmente, diciamo, stiamo dicendo proprio quello, cioè che non stiamo garantendo magari dei livelli di risoluzione ottimali, poiché abbiamo scelto un valore di fondo scala molto elevato rispetto a quello che era la mia necessità. E quindi che significa? Che poi quando ci vado a mettere qui dentro 1000 volt e il numero di bit tutto sommato è fissato, perché dipende dallo strumento che state utilizzando, non è un parametro variabile, significa che starò necessariamente accettando un delta relativamente grande magari rispetto alle mie esigenze. E quindi che significa? Significa che avrò perso in termini di risoluzione, e quindi poiché alla risoluzione è associato in qualche modo anche l'accuracy dello strumento, e quindi poi il calcolo dell'incertezza che ne deriva, fondamentalmente significa peggiorare di parecchio l'incertezza di misura. Ecco perché noi vi diciamo, e ve lo diciamo ogni qualvolta avete a che fare con soprattutto gli strumenti numerici, quelli digitali, di fare attenzione al valore di fondo scala che voi state andando a utilizzare. Non deve essere troppo spropositato, diciamo, rispetto alle ampiezze che dovete andare a misurare, perché altrimenti andate a peggiorare la risoluzione in generale e quindi con essa l'incertezza. Queste considerazioni ovviamente fanno il paio con quello che diciamo, c'è scritto anche qui, e cioè che l'accuracy di un quantizzatore aumenta, quindi migliora in questo senso, al crescere del numero di livelli di quantizzazione. Quindi quanto più il numero di bit aumenta, diciamo, migliora l'accuracy del quantizzatore, perché a parità poi di fondo scala è migliorata la risoluzione e quindi con essa anche fondamentalmente l'incertezza di misura. E ovviamente però l'aumento dei livelli di quantizzazione, quindi l'aumento del numero di bit di un quantizzatore, ha come effetto, diciamo, negativo quello di aumentare l'ingombro in memoria. Perché, come un po' accade col numero di campioni, cioè se voi intensificate troppo la frequenza di campionamento, poi chiedete diciamo di occupare per la memorizzazione un numero di campioni maggiore, quando si aumenta il numero di bit, si aumenta di fatto il numero di bit con cui puoi salvare i dati. E quindi magari si è passati da un 8 bit a 16 bit, oppure addirittura a 24 bit, poi avrete bisogno di più registri o comunque più vettori per rappresentare quel dato. E quindi sicuramente anche in questo caso utilizzare numero di bit eccessivo da un lato mi aiuta a migliorare la risoluzione per i motivi che dicevamo,
però dall'altro mi porta ad aumentare l'ingombro in memoria. E qui trovate anche diciamo, un esempio numerico che vi fa vedere come un segnale, per esempio, Hi-Fi stereo campionato a 44,1 kHz e con 16 bit a canale, poi corrisponde semplicemente per un minuto già a circa 10 megabyte di occupazione. È ovvio che se tutta questa roba qua l'avessi ricalcolata per 24 bit, questo numero sarebbe ulteriormente aumentato e così via, avendo fissato magari la frequenza di campionamento. Quindi il numero di bit incide poi comunque sulla memorizzazione, quindi a sua volta non può crescere in generale a dismisura. Andiamo a capire però un altro aspetto molto importante, diciamo, legato all'operazione di quantizzazione, e cioè abbiamo detto che purtroppo l'operazione di quantizzazione, il fatto di aver suddiviso l'asse delle ampiezze in un certo numero finito di intervalli, ovviamente mi fa perdere un po' di informazioni e questa perdita di informazione, oltre che con la risoluzione che mi dà indicazioni sulla mia capacità appunto di risolvere ampiezze di campioni vicine, più o meno vicine, è un fatto che posso vedere anche analizzando un altro parametro, che è il cosiddetto errore di quantizzazione, che è dato per definizione dalla differenza tra il valore quantizzato, quindi quello che diciamo, viene restituito dal quantizzatore in uscita, quando in ingresso viene dato il valore di ingresso V con in, quindi V con Q meno V con in. Fondamentalmente, vediamo alcuni esempi numerici, così da chiarire un pochino anche come si ottiene questo errore di quantizzazione e quali sono i suoi valori in generale. Supponiamo di avere un valore di fondo scala di 1 volt e di utilizzare un quantizzatore con M uguale 20 livelli. Allora, per definizione, la definizione che ho dato io prima, praticamente questo delta è dato da 2VFS diviso M, che nel caso specifico con questi valori viene fuori pari a 0,1 volt. E a questo punto andiamo a vedere che cosa succede sulla caratteristica ingresso-uscita del quantizzatore. Io qua ve l'ho semplicemente realizzata in MATLAB e praticamente che cosa succede? La classica gradinata, diciamo, che praticamente rappresenta la V con Q, quindi l'uscita in funzione della mia tensione in ingresso, questa qui è la curva nera, a questa viene sovrapposta l'errore di quantizzazione calcolato in questo modo. E di fatto, per costruzione, vedrete che questo errore di quantizzazione è di fatto un dente di sega che oscilla fra due estremi, meno delta mezzi e più delta mezzi, e quindi nel caso specifico 0,050 volt. Come si fa a ottenere questa forma del dente di sega? In maniera molto banale. Partiamo dall'origine, da zero, in corrispondenza di Vin uguale 0. Qual è il valore quantizzato? È 0, quindi qui dentro 0 meno 0 fa 0 e quindi la curva, diciamo così, in corrispondenza della origine di Vin uguale 0 parte da 0. Poi cosa succede? Mano a mano che Vin cresce, e quindi cresce in questo termine, che cosa succede? Che poiché V con Q è sempre nullo, perché rimarrà nullo fin quando V con in non supera la prima soglia di transizione. Fondamentalmente abbiamo qui che E con Q è costituito la differenza di un termine costante 0 e di un termine che è crescente V con in, che cresce mano a mano che si va verso destra. E quindi fondamentalmente questa curva tende a decrescere in maniera diciamo lineare. E poi quando è che a un certo punto subisce un'inversione? Quando superiamo la prima soglia di transizione. E quando capita? Quando abbiamo raggiunto praticamente delta mezzi, per quello che dicevo prima, quando V con in raggiunge delta mezzi, a delta mezzi più, in pratica, che cosa succede? Che VQ passa a delta e quindi diventa qua delta, questo diventa delta mezzi e quindi VQ meno V con in fa esattamente più delta mezzi e quindi la curva sale fino a delta mezzi, ovvero 0,050 volt. E poi tutto questo ragionamento ovviamente si replica per tutti gli intervalli di quantizzazione successivi.
La cosa da notare quindi è che il valore massimo di questa curva è la metà di delta della risoluzione e ancora posso notare che se io vado a, diciamo, a parità di fondo scala ad aumentare il numero di livelli e quindi ad ottenere una risoluzione migliore perché è più piccola e dimezzata rispetto a prima, di conseguenza diminuisce anche la fascia dell'errore di quantizzazione e quindi anche il valore massimo dell'errore di quantizzazione. E vi accorgete anche visivamente di quello che vi accennavo prima, cioè che la gradinata diventa, diciamo, fatta di fatto da, come dire, da gradini più piccolini. Quindi, ancora una volta, ragionando a parità di VFS, un aumento di m, ovvero del numero di bit, fa diminuire non solo la risoluzione, ma l'errore, il valore massimo dell'errore di quantizzazione. Tenete presente che questo errore di quantizzazione ci dà anche un'idea, ripeto, poi della capacità nostra discriminatoria delle variazioni che possono avere i campioni che andrete ad acquisire nella vostra sequenza e quindi, diciamo, di fatto rappresenta una sorta di floor, di tumore di fondo che diciamo, copre tutte le variazioni che sono al di sotto della sua ampiezza. Quindi tutte le variazioni del mio segnale che saranno al di sotto di questo floor e quindi anche in qualche modo di questa ampiezza, di questo rumore di quantizzazione, di errore di quantizzazione, vanno a essere di fatto non visibili. Un altro parametro che pure caratterizza i convertitori è il tempo di conversione, spesso indicato come TADC, ed è il tempo necessario affinché il campione in ingresso al convertitore venga effettivamente digitalizzato. Quindi che cosa significa? Che nel momento in cui il campione viene campionato, poi diciamo, il convertitore non è che riesce a memorizzarlo, a digitalizzarlo, scusate, ma a metterlo in un suo buffer temporaneo in un tempo nullo, ma impiegherà un certo tempo di conversione. E questo tempo di conversione sicuramente è un parametro importante perché mi fa anche capire che poiché io non posso andare a campionare un nuovo campione prima che sia esaurito questo tempo necessario al quantizzatore per codificare, digitalizzare e codificare il precedente campione, devo sempre fare in modo che il T con C sia maggiore di TADC. E quindi avere un TADC particolarmente lungo e quindi avere un tempo di conversione particolarmente ampio, mi poi implica anche la necessità di avere un tempo di campionamento ampio e quindi una frequenza di campionamento bassa. Ovvero, che cosa succede? Che se io ho un convertitore che ci mette molto tempo a convertire il singolo campione, dovrò accettare in generale che la frequenza di campionamento con quel convertitore sarà relativamente bassa perché devo garantire sempre comunque questa condizione. Questo fatto, diciamo, questo legame, ovviamente, questo, se volete, legame di inversa proporzionalità tra il tempo di conversione e la frequenza di campionamento, è un legame che esiste proprio nella pratica, tant'è che in generale esistono diverse tipologie di convertitori, a seconda delle applicazioni, alcuni di questi li studierete anche poi nelle prossime lezioni, che appunto vedrete, alcuni si configurano come magari convertitori ad alta accuratezza ma a bassa velocità e quindi che consentono di ottenere delle risoluzioni spinte, lavorano con un numero di bit elevati, ma che sono tutto sommato lenti e quindi che sono costretti a utilizzare frequenze di campionamento basse, ovvero per non commettere aliasing possono seguire solo segnali lentamente variabili. Viceversa, potreste avere, diciamo, in altre applicazioni, come per esempio quelle dell'oscilloscopio numerico, dei convertitori ad alta velocità, quindi che consentono di seguire anche, appunto, segnali ad altissima frequenza, però poi caratterizzati da numero di bit diciamo relativamente basso e quindi a scapito dell'accuracy complessiva della conversione. Poi ci trovate in generale anche in
questo diagramma dei convertitori a basso costo che non hanno né velocità né numero di bit eccessivo, e questo spesso lo si trova ovviamente su dispositivi microcontrollori a basso costo che alloggiano tipicamente anche dei convertitori analogico digitali. Giusto per darvi un'idea, mentre negli high speed ci trovate per esempio i convertitori che si trovano negli oscilloscopi numerici, per quanto riguarda invece negli high accuracy, di fatto ci trovate i convertitori che sono per esempio nel multimetro numerico, tipo il 5 cifre e mezzo, il 6 cifre e mezzo che avete utilizzato voi, oppure anche in multimetri di fascia superiore. Volendo riassumere, quindi, la conversione analogico-digitale consta di due passi: campionamento, che serve per fare la discretizzazione temporale, e la quantizzazione e codifica in binario, che serve per discretizzare le ampiezze del segnale in ingresso e poi, diciamo, codificarlo appunto in binario. I parametri principali caratteristici di un convertitore AD e che uno dovrebbe sempre tenere in considerazione in generale, in fase di scelta, di uso e così via, è la tipologia di convertitore, quindi non so se è un'approssimazione successiva piuttosto che un sigma delta, un pipeline e così via. Su questi ho detto ci tornerete nelle prossime lezioni. La massima frequenza di campionamento, perché così mi fa capire qual è diciamo la massima frequenza del segnale in ingresso che io posso andare a seguire, il numero di bit nominali e i valori di fondo scala, in modo tale da capire qual è la risoluzione che io posso diciamo ottenere, infine il tempo di conversione, che come abbiamo detto è importante in relazione soprattutto alla frequenza di campionamento massima, perché diciamo ci fa capire con quelle caratteristiche metrologiche in termini di risoluzione, numero di bit, eccetera, se siamo in grado o meno di poter seguire un segnale più o meno veloce. Ovviamente tutto quello che abbiamo detto, in particolare la caratteristica che vi ho fatto vedere prima, ingresso-uscita a gradinata, era una caratteristica ideale. Come tutti gli strumenti, anche i convertitori AD sono appunto affetti da errori che possono essere classificati in due tipologie. Sono ovviamente non idealità del convertitore, e nel caso dei convertitori AD non si parla tanto di incertezza ma di errori, e in particolare si parla di errori statici e di errori dinamici. La comodità degli errori statici è che innanzitutto sono quelli che vengono valutati quando il segnale è costante in ingresso, in ampiezza, e sono possono essere valutati e compensati preliminarmente, quindi vedeteli come degli una sorta di effetto sistematico che grazie ad una buona precaratterizzazione possono essere diciamo appunto compensati ed eliminati, almeno da un punto di vista computazionale, cioè nel senso che una volta che io so che il mio convertitore commette, non so, un certo errore di offset perché l'ho precaratterizzato, poi io quello che faccio è che magari a livello software, una volta che ho acquisito quel campione, ci tolgo l'offset di cui sapevo, piuttosto che anche per l'errore di gain vale una cosa del genere. Quindi quando sono errori sistematici, abbiamo detto, li possiamo compensare. Gli errori dinamici invece, quindi quelli che indichiamo qui come jitter, sono di più difficile compensazione, quindi tutto sommato è più diciamo adatto qui come approccio quello di conviverci, cioè nel senso di sapere che ci sono e quindi poi di eventualmente capire come gestirli in qualche modo. Per fare degli esempi, appunto l'errore di offset, come potete immaginare, significa la traslazione della caratteristica sull'asse, per esempio, delle X, e quindi un errore di offset la può far traslare o verso destra o verso sinistra, e quindi in corrispondenza di V con IN non c'è più 0 volt, ma ci sarà e quindi non ci sarà un VQ uguale 0 volt, ma ci sarà un valore VQ che può essere positivo o negativo a seconda del segno della traslazione. Però vi trovate che se questo offset è costante su tutta la, diciamo, la gradinata, una volta caratterizzato, poi appunto è compensabile. Così come l'errore di guadagno è dovuto al fatto che nel caso ideale, se io vado a interpolare la
caratteristica ingresso-uscita, dovrei ottenere una retta a 45 gradi e invece otterrò una retta con un angolo diverso. E, questa differenza di fatto rappresenta negli angoli rappresenta l'errore di guadagno. Tipicamente errori di guadagno di offset sono presenti entrambi, ma in entrambi i casi, ripeto, una volta pre-tarato, cioè pre-caratterizzato il sistema, possono essere appunto compensati. L'errore di non linearità invece è dovuto al fatto che magari la caratteristica reale del quantizzatore, sempre quella rossa tratteggiata, non è diciamo ideale, e in particolare in che senso? Nel senso che non abbiamo che tutti gli intervalli di quantizzazione sono identici, quindi avete dei gradini che hanno una pedata più larga, altri invece più stretta, e questa cosa qui si manifesta col fatto che poi la curva che meglio rappresenta magari la caratteristica del quantizzatore non è più una retta al solito a 45 gradi, ma potrebbe essere una curva di ordine superiore, tra altre cose in alcune condizioni anche non monotona. Per quantificare diciamo le non linearità di un convertitore vengono introdotti generalmente a livello anche proprio di standard internazionali due indici, che sono la non linearità differenziale e la non linearità integrale. La prima si indica con DNL, la seconda con INL. Ma come sono definite? Sono definite in maniera abbastanza semplice, nel senso che nel caso ideale, se suddivido l'asse delle X appunto in vari intervalli di quantizzazione caratterizzati, delimitati da opportune soglie di transizione, ci avete che nel caso ideale la differenza fra due soglie di transizione è esattamente pari al passo di quantizzazione, quindi al delta che abbiamo definito prima. Ovvero, se diciamo io vado a dividere questa equazione per delta, ottengo questa condizione qua, quindi t più 1 meno t con i diviso delta uguale 1, ovvero portando l'1 al primo membro, che questa differenza deve essere uguale a 0. Ora, nel caso reale, a causa delle non linearità di cui dicevo prima, potrebbe capitare che appunto per alcuni intervalli di quantizzazione, come accade per esempio in questo qui che sto puntando adesso, non succeda appunto che la differenza fra le due soglie sia pari proprio a delta, e quindi praticamente non vale più la condizione di prima, ovvero t più 1 meno t con i diviso delta meno 1 è diverso da 0. Ebbene, questa quantità al primo membro viene indicata come non linearità di tipo differenziale relativa all'intervallo iesimo, e ovviamente diventa 0 nel momento in cui diciamo ritorniamo nel caso ideale. Quindi la DNLI è un parametro diciamo puntuale, perché mi consente di vedere quanto non è lineare fondamentalmente la caratteristica in corrispondenza dell'iesimo gradino. Invece la non linearità integrale descrive il massimo scostamento della caratteristica reale da quella ideale, ma in che modo? È ancora una volta basata sulle definizioni che abbiamo visto prima, perché in pratica la INL al j-esimo gradino è data dalla sommatoria delle DNL con i fino al appunto al j-esimo gradino. E quindi diciamo, una volta che ho definito queste INL di j, scusatemi, per ogni j, la non linearità integrale, che è quella complessiva di tutto il quantizzatore, quindi di tutta la caratteristica, è semplicemente il massimo di queste INL di J, ok? E visivamente rappresenta in pratica la distanza tra la massima distanza tra la retta diciamo ideale e la curva reale dovuta alle non linearità da non linearità. Detto questo, abbiamo parlato degli errori statici. Per quanto riguarda gli errori dinamici, invece, abbiamo messo in evidenza la presenza di un unico tipo di errore, in realtà è quello più frequente e più importante, che è appunto il jitter, ed è legato al fatto che fondamentalmente nel momento in cui noi andiamo a campionare il generico segnale in ingresso,
con un certo tasso di campionamento T con C nominale, quello che accade è che a causa delle non idealità del treno di impulsi, alle non idealità del singolo impulso di campionamento, perché poi ricordiamoci che quando andiamo a realizzare realmente il campionamento non abbiamo le delta di Dirac diciamo ideali, ma abbiamo dei treni di impulsi reali che non sono, tra le altre cose, dei rettangoli, ma hanno un andamento, diciamo così, un po' ovviamente più smussato, come è giusto che sia nel mondo reale. E tutte queste non idealità, quindi da un lato la forma degli impulsi, da un lato la incapacità a mantenere, come dire, in maniera stabile nel tempo, sempre lo stesso passo di campionamento, provoca delle incertezze sull'istante effettivo di campionamento. E quindi questa incertezza viene chiamata appunto jitter, e tipicamente sono poco compensabili perché variano molto con la frequenza di campionamento che si sta utilizzando e in generale anche sono un po' dipendenti anche diciamo da alcuni parametri sul segnale da convertire, sul segnale d'ingresso. Ora, una volta che uno ha classificato fondamentalmente il DNL, scusatemi, gli errori statici e gli errori dinamici, e quindi li abbiamo in qualche modo definiti in maniera chiara, esistono comunque alcuni indici sintetici che sono ancora più utilizzati per dare informazioni sul comportamento globale di un convertitore. E sono in particolare il rapporto segnale-rumore e l'ENOB, che sta per numero effettivi di bit. In che senso? Nel senso che per quanto riguarda il rapporto segnale-rumore, volendo immaginare che il rumore, almeno idealmente, sia tutto dovuto solo al rumore di quantizzazione, ovvero all'errore di quantizzazione, sotto alcune ipotesi semplificative si può ritenere che l'errore di quantizzazione possa essere ritenuto scorrelato dal segnale in ingresso. E allora, diciamo, facendo un'ulteriore ipotesi che possa essere considerato come costante su tutto il passo di quantizzazione, e quindi avere una distribuzione uniforme di ampiezza pari a meno delta mezzi più delta mezzi, e ovviamente di altezza pari a 1 su delta, allora si può dimostrare, e non è una dimostrazione che ovviamente vi chiediamo, che se andiamo a calcolare il rapporto tra la potenza del segnale utile e la potenza di rumore, si può dimostrare che l'SMR, in termini di decibel, può essere espresso attraverso questa semplice formuletta, cioè un valore costante, circa 6, per il numero di bit nominali, più un valore costante, 1,87. Quindi che significa? Che se io conosco il numero di bit del convertitore, faccio un esempio, 8 bit nominali, il rapporto segnale-rumore è semplicemente 6 per 8, quindi 48, più 1,87, circa 50 dB. Aumenta il numero di bit, 10 bit, 12 bit, il rapporto segnale-rumore diventa ancora maggiore in termini di dB. C'è qualcuno che mi stava interrompendo? No, scusi professore, le volevo fare solo una domanda. Questo è semplicemente la definizione di SNR o di SQNR? No, SNR, SNR, SNR. ok, va Sì, bene. nell'ipotesi in cui diciamo sia tutto dovuto solo al rumore di quantizzazione. Perché è quella classica di un convertitore AD, dove io mi Allora è aspetto. l'SQNR, non è semplicemente l'SNR, Allora, noi lo se il definiamo è rumore, una. scusi, no, mi Sì. perdoni, l'errore di sotto del rapporto, il rumore nel rapporto è dato dal quantizzatore, dall'errore di quantizzazione? Allora, principalmente sì, principalmente sì. Però nell'ambito della diciamo, nomenclatura dei convertitori non si parla di SQNR, si parla di SNR. Ah, ok, Ok, va bene. qui, questa è la, diciamo, quindi nella nomenclatura diciamo, standardizzata a livello internazionale si parla di rapporto segnale-rumore, ipotizzando che però, poiché stiamo parlando di un convertitore AD, quel rumore sia principalmente dovuto alla quantizzazione. Ok? Grazie mille, professore. Prego, prego, prego. Ora, che cosa succede a questo punto? Quindi, che l'SNR in generale cresce, abbiamo detto, col numero di bit, a parità ovviamente di potenza del segnale in ingresso, e sicuramente, diciamo, un modo pure volendo per valutarlo può essere quello di agire poi nel dominio della frequenza, però, voglio dire, non ci andiamo anche a fare queste
queste analisi. A me interessa solo farvi notare appunto che se io facessi un'analisi nel dominio della frequenza, in generale un aumento del numero di bit mi porta a, vedete, ad una riduzione del rumore rispetto al segnale utile, quindi ad una mia migliore capacità in generale di andare a discriminare segnali anche piccoli che magari potrebbero essere contenuti nel segnale stesso, che altrimenti verrebbero mangiati, assorbiti dal rumore di quantizzazione stesso. E allora che cosa succede? Poiché fondamentalmente, per quello che dicevo prima, l'SNR nominale è legato al numero di bit nominali del quantizzatore, che è definito una volta che è definito questo numero di bit attraverso quella formuletta, quindi SNR uguale 6.02 per n più una quantità costante, tutto espresso in dB, abbiamo detto che quella formuletta, diciamo, presuppone che l'unico errore presente nel quantizzatore, l'unico rumore, sia il rumore di quantizzazione. Tuttavia, abbiamo accennato prima, quando abbiamo parlato degli errori statici e dinamici, che purtroppo ci sono in generale comunque una serie di cause che vanno ad incrementare, se volete, gli errori, no? Non possiamo considerare appunto solo l'errore di quantizzazione. Addirittura quello di Jitter è abbastanza impredicibile. Allora, come si fa a qualificare realmente un convertitore? Attraverso un altro parametro che si chiama effective number of bits, l'ENOB, il numero effettivo di bit. E in che cosa consiste questo numero effettivo di bit? Fondamentalmente, è un modo per cercare di inglobare all'interno di tutte le cause di rumore che sono all'interno di un convertitore analogico digitale, non solo quello di quantizzazione, ma anche appunto il jitter, eventuali altri errori che abbiamo indicato. Perché che cosa succede? Che nel momento in cui, oltre all'errore di quantizzazione, nella conversione a D entrano anche altri errori come quelli che dicevamo prima, l'effetto che si ha è quella di ottenere una diminuzione dell'SNR, quindi del rapporto segnale-rumore. E allora che cosa succede? Che a causa delle imperfezioni del convertitore di varia natura, abbiamo che noi non avremo un SNR ideale, ma avremo un SNR reale che può essere scritto ancora in questa formula, in questa forma, però dove invece di avere n abbiamo un n'. Questo n' prende il nome di numero effettivo di bit e nel momento in cui vado a sostituire è dato appunto da SNR reale meno 1.87 diviso 6.02 e poiché se io vado a stimare questo SNR reale ottengo che è senz'altro inferiore all'SNR ideale, perché appunto ingloba oltre all'errore di quantizzazione anche le altre imperfezioni del convertitore, quello che accadrà è che il numero di bit effettivi in generale è minore del numero di bit ideali o comunque il numero di bit nominali. E quindi che significa? Che quando io compro un convertitore per esempio con un numero di bit nominali di 10, perché a catalogo non è che mi parlano degli ENOB, generalmente mi parlano del numero di bit nominali, faccio esempio 10 bit, devo aspettarmi che in effetti poi il numero effettivi di bit da considerare per quel convertitore è senz'altro inferiore. E questa discrepanza tra numero di bit ideale ed effettivi cresce con l'aumentare delle frequenze di campionamento e con lo stress del convertitore, cioè se lo metto a lavorare in condizioni dinamicamente molto stressanti, quindi con frequenze di campionamento molto elevate, tipicamente si ha una drastica riduzione del rapporto segnale-rumore causato dal fatto che a quel punto aumenta il jitter e quindi di fatto aumentano il rumore che voi vedete qui, e quindi con la conseguenza che diminuendo l'SNR effettivo, quello reale, diminuisce il numero di bit effettivi. E quindi se diminuisce il numero di bit effettivi, peggiora la risoluzione, peggiora tutti quei parametri che abbiamo visto prima, perché la risoluzione, vi ricordo, è legata al numero di bit attraverso una formuletta che è in pratica il valore di fondo scala diviso
il 2 alla n. E quindi se a quel punto invece di metterci là 2 alla n ci metto 2 alla n primo, cioè 2 alla enob, ovviamente quel denominatore diventa più piccolo, la risoluzione peggiora e quindi diventano peggiori le mie capacità di discriminare le variazioni sul segnale. Detto questo, allora, se non avete altre domande, ovviamente chiudiamo qui la, la lezione. Vi lascio diciamo con un paio di esercizi, in realtà 4 esercizi, che avrei sperato di poter fare in quest'ora, ma diciamo obiettivamente non ce la potevamo fare. E però provateli a fare da soli, a valle di quello che abbiamo detto diciamo in queste due lezioni, e io comunque vi condividerò le relative soluzioni diciamo ovviamente su Classroom, e poi se avete qualche dubbio su come ho svolto gli esercizi, vi rimane qualche dubbio particolare, ovviamente ci possiamo sentire come orario di ricevimento oppure alla prossima lezione per dipanare ogni dubbio. Ok? Provate a farli questi esercizi perché vi consentono di, diciamo, di capire alcuni aspetti pratici nell'uso dei convertitori analogico digitali, sia per quanto riguarda la parte legata alla frequenza di campionamento e quindi all'operazione di campionamento, sia per quanto riguarda la parte che riguarda diciamo anche la risoluzione, la scelta del fondo scala. Cioè il primo esercizio è legato più agli aspetti di campionamento, mentre invece gli esercizi che vanno dal 2 al 4 mettono insieme un po' le problematiche del campionamento, ma soprattutto delle, delle risoluzioni, le scelte di fondo scala e così via. Ok? Avete qualche domanda? Ok, allora io la lezione termina qui, interrompo la registrazione, ovviamente vi metterò a disposizione la registrazione su, su Classroom insieme con questi esercizi che ho provato a scrivervi direttamente all'interno di slide per renderli più puliti, diciamo.